Abbiamo risparmiato un po' sugli applausi, eh? Abbiamo risparmiato. Piano, piano, piano. Buongiorno, bentrovati con i ragazzi del Natta Scuola Matta. Si dice così? Natta Scuola Matta, è vero? Si dice l'hashtag dell'istituto, no, vero? È l'hashtag? Sì. È l'hashtag Natta Scuola Matta? È un bel complimento, però, no? Matta nel senso di... Bene, ci mancherebbe del Natta, del Federici, della Maldi, del Veil e del Fantoni. Un applauso. Qualcuno l'abbiamo conosciuto, qualcuno non l'abbiamo conosciuto. Abbiamo conosciuto, ad esempio, lei, diamo il microfono a lei, così abbiamo tolto il dente, tolto il male. Eh sì, proprio ti tocca, devi prenderlo, so che... Ma ti faccio dire solo una parola, come ti chiami? Martina. Matilde? Martina. Martina, scusa, sono un po' sordo, e d'altronde ho un apparecchio acustico, Martina. Non ho l'orecchio acustico, ho l'apparecchio acustico. Ciao Martina. Martina sa il numero, sa un sacco di numeri, cioè non anch'io so un sacco di numeri a caso. Però il numero del pi greco, 3,14, per noi è un numero infinito. Tu mi insegni, Paolo. È un numero infinito. Un numero infinito. E lei ne sa tante. Cioè non è... c'è 3,14 e una quantità infinita di numeri. Allora, ci racconti qualcuno dopo il 4, che per noi è morto. Dopo il 4 non c'è nulla, invece è 3,14. 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9. Scusa, possiamo andare avanti? È il numero di telefono della Casa Bianca, se tu fai... Giorgio, possiamo andare avanti, Martino, all'infinito. Sì, lei può, quanto vai avanti? Ma perché c'è una forma per cui sono sempre gli stessi oppure ti ricordi a memoria? No, le so a memoria. Le sa a memoria, cara. E quando le hai imparate? In... seconda, terza media. Terza media, ma che bello, che cioè davvero che talento, quando una memoria prodigiosa, il nostro picco della Mirandola, Martina, davvero. Io non mi ricordavo neanche 3,14, ero rimasto indietro, ero rimasto. È un po' come si chiama il ragazzo, gli ho detto l'altra volta, sfiori l'autismo, perché caspita, il Rain Man, che sapeva tutti i numeri, una cosa incredibile. Però l'hai scritto anche sulla porta, l'hai scritto, ci hai fatto un sorpresone. Quando ho visto tutti i numeri, ho detto, cos'è questo, appunto, chi è il numero di telefono che ha lasciato sulla porta? Invece no, era Martina. Complimenti, Paolo, ti ha stupito? Assolutamente sì. La competenza. Ma anche perché io pensavo, non so, 5, 6 numeri. Anch'io. Invece qui andiamo a... Sai quanti ne sai dopo il 14? Quanti sono? 110 e puoi migliorare, però se ti impegni io faccio fatica a dirli in fila 1, 2, 3, mi perdo verso l'80, poi mi dimentico. Grazie Martina. Tu che scuola fai, Martina? La Maldi. E, fai qualche sport oppure solo ti piace solo studiare o anche... no facevo fatto orienteering per un periodo, poi ero Asmes. Troppo complicato, bisogna ricordarsi troppe cose, ha detto, non c'è spazio, tutti i numeri in testa. Grazie Martina, è finita, è andata. Diamo la parola a Paolo, che fa il tutor al Natta, salutiamo anche Paolo. Paolo, te la tiravi, faccio tutto di matematica, Martina, cioè sai il 3,4 di pi greco quasi all'infinito. Come ti è venuta la passione della matematica a te, Paolo? Hai passione per la matematica oppure la insegni ma ti fa schifo? Sì, ho un po' di passione per la matematica, ce l'ho, se no non avrei fatto il NAT. No, mai. E invece fai sport, esci? Un tempo lo facevo, ma adesso no, non riesco. Hai smesso? Sei riuscito a smettere? È stata dura, ma hai smesso. Che sport facevi? Facevo un tempo calcio, poi ho cominciato a fare judo e nuoto. Giudo come Paolo, è tutta questa... Tu è uguale a te? Eh? Uguale. Uguale. No, nel senso che mi sembra che abbia una voce molto simile a quella di Bruno Pizzul. Non ti ricordo un po' quella cadenza? No. Alla cadenza di gol. Sì, gol. Prende da condizione fisica, da parte di destra. Facciamo dire a Paolo cosa vuol fare da adulto e ascolterò se ha il tempo di Bruno Pizzul. Se sì, assolutamente. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Beh, allora, da grande a me piacerebbe forse fare in parte l'attore, ma in parte anche montare video, perché ho notato qui in questa settimana che mi è piaciuto molto fare i cortometraggi e mi piacerebbe moltissimo farlo in futuro. Hai trovato una cosa, un talento, vedi qua, sì. Che serve, è un po' Bruno Pizzul comunque, è vero. È vero. Grande Bruno, un saluto a Bruno Paolo! Velocissimi, tu invece, microfono, tu?
chiamo Matteo. Ciao Matteo, fai il nat anche tu? Sì. Cosa fai di bello oltre a studiare? Faccio calcio e nuoto. Ah, che ruolo? Ma non insieme però, non è calcio in piscina. No, no. Che ruolo di calcio, nel calcio? Centrocampista o attaccante. Ah, però centrocampista offensivo. Sì, sei un trequartista? Sì, un via di mezzo. Hai un piede delicato oppure sei un trequartista legnoso però coriaceo? È legnoso, è un po' legnoso. Anche il cavete è legno seconda. È un però hai grinta? Sì, sì. Segni di testa, sei alto, segni di testa o sei un po'... Più di piede che di testa. Più di piede, sei un po' prudente, perché quelli alti non sempre segnano di testa, sono, hanno paura di rompere il naso alla Chiellini, che poi ti viene il naso tutto storto. E come siete in famiglia, quanti siete? 5. Oltre, cioè, non 5 oltre i genitori. No, ho 2 fratelli. Hai due fratelli, maschi, femmine? Entrambi maschi. Tre maschi, come prima, tre maschi, come Luca. E andate a giocare a calcio insieme? No. No, niente. Fate qualcosa insieme, a parte mangiare e dormire. Litigare, oh, vedi che finalmente le prendi o le dai? Principalmente le do perché sono più piccoli, però... A loro, però ogni tanto si ribellano, e quelle bestioline lì sono così, quelle bestioline lì ti prendono. Grazie mille, allora noi grazie di tutti, grazie di cuore ai nostri amici. Il meme, abbiamo parlato con Martina che stava 121 numeri dopo il 4, io non mi ricordo neanche che ci sono i meme dopo e tutti... Il meme, vediamolo il meme! Bene ragazzi, oggi studieremo i gas nobili. Che è sta puzza di plebe? Chauffeur, maggiordomo! Bella questa! I grandi gas nobili di Via Lovelli. Qui non ci sono gas nobili, ci sono soltanto gas. Tra poco invece noi torneremo Via Lovelli sulla Club. Vedete, quando in scena c'è il microfono è il momento dello studente all'estero e collegata con noi direttamente dalla Svezia c'è Laura Giupponi. Laura! Ciao! Che bel sorriso, Laura. Ciao, come stai innanzitutto? Bene, grazie. E voi? Ma noi stiamo bene, anche noi. Quando ci sentiamo stiamo sempre bene. Tra l'altro, sei del NAT, giusto? Sì. Facciamo i complimenti al NAT. Liceo oppure chimica, cosa fai di bello? Istituto... Faccio biotecnologie sanitarie, cioè l'istituto tecnico. Faccio l'istituto tecnico, biotecnologie sanitarie. Chi non ha un diploma in biotecnologie sanitarie al giorno d'oggi? Che in svedese si traduce in? Non lo so. Sanitaria biotecnologia. No, parli svedese tu, Laura, o solo inglese? No, parlo un pochino di svedese, però alcune volte tipo che cosa ci potresti dire in svedese? Jag heter Laura, jag kommer från Italien, jag bor i Varberg och jag är 17 år. Ja. No. Ja, sì, è ja. Ci domandavamo con Vanessa, sì, come si dice? Ja. Ja, no? Nei. Nei? Ibrahimovic? Eliminati al mondiale di calcio, Italian, si dice eliminati, non si dice? Eri già lì quando è capitato, Laura, la disgrazia. Sì, ero già qua. Che dolore. I miei compagni svedesi ti favano per l'Italia, quindi. Perché volevano far colpo su di te. No, Eri tu che volevi far colpo sull'Italia, così è andata fuori. Vabbè, non pensiamo alle cose brutte che va già male tante cose. Laura, cosa i nostri ragazzi, tra l'altro sono di più istituti, la Maldi, il VEI, il Fantoni, il Federici, il NAT ovviamente, hanno provato delle domande. Cosa ti ha spinto ad esempio a fare questa esperienza? Cioè ti hanno proprio spinto in Svezia, ti hanno cacciato via, ti hanno detto i tuoi, vai via, vai in Svezia. Sì, mi hanno cacciato, non mi volevano più. No. Vabbè, mi ha spinto la mia curiosità, la voglia di scoprire un mondo diverso dalla nostra cultura italiana e anche la voglia, sì, di andare via da casa, di provare qualcosa di nuovo. E ho sempre avuto la voglia di partire e quindi quando è arrivata questa opportunità l'ho subito presa al volo. L'hai presa al volo e allora noi vediamo su di te una piccola scheda che hanno preparato su di te. Vediamo, via la scheda! Per la rubrica studente all'estero è con noi Laura Giupponi, 17 anni, originaria di San Giovanni Bianco e studentessa all'ISIS Giulio Natta.
Le sue passioni sono la musica pop, in particolare i Coldplay. Ama molto anche il cinema. I suoi generi preferiti sono il thriller, il romantico e l'azione. Un altro suo interesse è quello dei peridocumentari, che guarda molto frequentemente. Sarà per il fascino di Alberto Angela? Ha deciso di trascorrere un anno all'estero, in Svezia. Ora si trova a Varberg, una città vicina a Göteborg, la seconda più grande della Svezia. Vediamo come se la cava. Commedia Giulia, lo speaker ufficiale, avevi due cornetti avevi qua invece che i capelli, complimenti. E allora, innanzitutto, come sono le differenze tra la scuola in Italia e in Svezia? È uguale oppure cambiate voi classe ogni volta? Come vi muovete? No, è super diversa. Allora, innanzitutto la scuola, il liceo, dura 3 anni e si inizia quando si ha 16 anni. Eri preoccupato, devo già si va a scuola dal lunedì al venerdì, le lezioni iniziano alle 8:10 e finiscono alle 3 o alle 4. Per questo motivo si mangia la messa scolastica. Si mangia bene? Si mangia bene? No. No, assolutamente. Salmone? È più Norvegia forse il salmone, eh? Cosa mangiate? Sì, lo mangiamo alcune volte, però qua prediligono più la carne. Ah, la carne, carne sì. Di renna? Sì, anche. Comprese le corna, mangiano tutto, della renna. No, non, vabbè. Non si, il famoso detto svedese, della renna non si butta via niente. Insomma, d'accordo, a me. E a che ora mangiate la sera invece? Presto? La sera mangiamo alle 5 di solito, 5 e mezza massimo. E pranzo invece a scuola lo facciamo alle 11 più o meno. Andate a letto a che ora? 9:30 siete a letto col carosello? Sì, alle 9:30. Alle 9:30 si va in letargo in Svezia, ecco perché. E sì. Come vivi questa esperienza? Stai vivendola bene? Sei serena? Hai bisogno di aiuto? Vuoi mandare una richiesta ai tuoi genitori perché vengono a prenderti? No, sto vivendo questa esperienza benissimo, sono contenta della scelta che ho fatto, non mi sono pentita, la rifarei altre 1000 volte. Devo dire che sono stata molto fortunata perché sono capitata in una famiglia che mi ha subito accolta bene. La scuola è bellissima, mi piace e ho trovato anche delle amiche che quindi cioè, sono stata fortunata, mi sono ambientata subito. Ma si va in baita lì in Svezia o non si va? Perché sai, sono curioso, ho scoperto oggi questa espressione tipica bergamasca, andiamo in baita. E voi andate in baita oppure no? Andate, non so. Hanno la casa al mare qua. Quindi di solito si va alla casa al mare. Famosa casa al mare. Andiamo in casa al mare, però fa le stesse cose, mi sa, nella baita. E, il 25 marzo è la festa dei Waffel. Credo che si dica Waffel, che non è una parolaccia, ma Waffel. Ma tu l'hai festeggiata la festa dei Waffel? Come l'hai festeggiata? Allora, sì, l'ho festeggiata. Io e mio fratellino abbiamo preparato i Waffel la sera e poi li abbiamo mangiati a cena. Qua di solito i waffle si mangiano waffle, con... Io waffle, se va mia zia Carla, mangia un wafer. Eh sì, è wafer. Wafer, è una diversa, non è waffle. Waffle. No. Waffle. E li abbiamo mangiati con... Di solito qua si mangiano con la marmellata e la panna montata. Però noi, vabbè, ci aggiungiamo anche la Nutella o la frutta. Tutto e, sopra. Cioè, qua si mangiano waffle, tutto, cioè sempre. Infatti alcune volte nella mia famiglia, quando non sanno cosa fare a cena, si mangiano il waffle. Un waffle così. Ma con lo sciroppo d'acero no, solo in Canada e negli Stati Uniti, niente. Sciroppo d'acero. Invece lo schottbullar, che è un piatto tipico svedese, lo schottbullar. Sì, tipicissimo. È tipico? Ma cosa che c'è dentro? Una renna impannata? Cosa che è? Tipo si usa la... Ho chiesto la ricetta a mio nonno. Si usa tipo la tuo nonno svedese, pensavo quanto nonno a Bergamo. Tanto, no, so. Nonno svedese. Ok, come si fa? Si usa per la macinata, che deve essere metà di maiale, metà di manzo, mi pare. Mm. Poi mezzo decilitro di pane grattugiato, il latte, la cipolla tritata, l'uovo, il sale e il pepe. Adesso le polpette dell'Ikea. Si deve amalgamare tutto e poi si fa saltare nel burro. Roba leggera. Quanti ne sono morti? Quanti ne muoiono il danno di colesterolo per mangiare lo schottbullar? Quasi tutti. Parecchi. Nel burro c'è cotte. E poi si mangia con le mani? Si mangia, no, con le forchette, però si mangia insieme alle patate leste oppure al purè e accompagnate dalla salsa di mirtilli rossi. C'è Gianmarco, qualcuno porta un sacchetto, quelli dell'aereo, per vomitare a Gianmarco? Invece no, sono buoni, cioè i mirtilli sono un po' diversi, però. No, io non l'ho mai mangiato con i mirtilli perché mi rifiuto. Quello rimane italiana, ti prego, resisti Laura, resisti. Vai in discoteca, è vero che bisogna avere la licenza per ballare?
Allora, io non sono mai stata in discoteca perché qua in Svezia sono molto rigidi con le regole e se non hai 18 anni non puoi andare. E per la licenza ho chiesto ai miei compagni di classe, mi hanno detto che serve solo la carta d'identità per entrare, per verificare che hai 18 anni. Ah, non è che devi fare la patente per andare in discoteca, no, non ho ancora il patentino, non posso andare a ballare questa sera, come in moto. No, non solo per quello. E invece devi pagare 187 euro, dollari anzi qua c'è scritto, o corone svedesi sarà, al mese per frequentare la scuola. Gli studenti svedesi devono pagare 187 corone svedesi al mese, è vero? No, gli studenti svedesi vengono pagati 1500 corone. Allora vengono pagati, giusto, scusate, sono io che ho letto male. Vengono pagati per andare a scuola? Sì, vengono pagati 1500 corone al mese, che sono circa 150 euro. Abbiamo Roberto e Paolo, chiedono di parlare, anche Gianmarco fa solo facce. Parliamone, io sono un po' fuori età, però parliamone. Vuole tornare alle elementari, no, Paolo, vuole fare tutto il ciclo di 20 anni. No, è che io ho 3 figli. Però l'unica cosa che devono fare per prendere questi soldi è che devono frequentare almeno l'80% delle lezioni. Beh, mio figlio partecipa all'80%, più dell'80% gli do schiaffoni se non va, non è la stessa cosa. Ma no. Sono 1000, quanto hai detto? 1500, che sono circa 1500 corone, che sono circa 150 euro. Euro? Ah no, pensavo, perché lui aveva già prestato 1500 euro a figlio al mese, aveva pensato già all'industria. Stava già partendo con le valigie Paolo e i suoi figli, l'ha già chiamati, andiamo in Svezia. No, beh però ti danno dei soldi per andare a studiare. Sì. Non è una cosa da poco. Vabbè, quante cose che abbiamo portato dalla Svezia. Allora, ti diamo un grande abbraccio. Grazie mille che fai da ponte tra le nostre culture. Questo davvero ti fa onore. Grazie mille, Laura. Grazie. Laura Giupponi. Grande. Ciao. Laura. Noi invece rimaniamo qui in Via Novelli, Social Club.